Ciao ragazzi, sono Sgamer, bentornati nel mio canale. Siamo tornati in questo quinto episodio della carriera con l'Hellas qui su FIFA 20. Allora, nello scorso episodio, diciamo, siamo andati bene perché abbiamo sconfitto la Roma. Poi, vabbè, lasciamo stare sconfitte con l'Inter. Però, bene o male, per la squadra che abbiamo, ragazzi, ce la stiamo cavando molto bene. Anche vittoria col Parma, che non era semplice. Infatti, siamo noni in classifica. E subito, così, per iniziare col botto, ci giochiamo l'ottavo posto contro l'Atalanta, che sta andando malissimo. Poi, sempre in questo episodio, che faremo? Due sfide toste, Torino e Lazio, soprattutto con 2 giorni di riposo. La partita di Coppa Italia contro Samp, dobbiamo vincere assolutamente per passare il turno dagli ottavi. E poi finalmente inizieremo il mercato con qualche colpo a parametro zero per il prossimo anno. E purtroppo, sempre nello scorso episodio, si sono infortunati due giocatori: Bessa, che vabbè, facilmente rimpiazzabile, ma Stebischi, raga, non ci voleva proprio il nostro bomber. Infatti, mo sarà veramente un casino, cioè, rimpiazzarlo, perché ci abbiamo sfide toste, capito? Manco di partite semplici così. Quindi mi tocca usare di Carmine come punta. Contro l'Atalanta sarà tosta, però stanno facendo male anche loro, quindi visto mai. Raga, diamo continuità alle nostre belle prestazioni, vediamo un po' di vincere, almeno saremo ottavi. Quindi ci diamo in campo e forza Hellas. Oh, oh, Madonna mia, raga, che cazzo fanno? Mi sono spaventato. Abbiamo rischiato l'autogol dopo soli 10 minuti, cioè. Stamoce. Bella Tutino. Ragazzi, Tutino contro il portiere. Oddio. Portiello. E non è che ci abbia tanto di tiro Tutino, eh. Prima occasione per noi, arriva al 38esimo, ma raga, la differenza tra le rosse è troppa, quindi cioè, ok che sta facendo male tutto, però scontro diretto non vedo troppe speranze. Oh, io me la cuffo comunque. Gol di Carmine, tra l'altro, il sostituto di Stebischi. Qui la difesa dorme, perché questo è il nostro secondo tiro. Comunque sia, loro stanno giocando bene, ripeto, la differenza tra le rose è tante, però in questo caso hanno dormito e noi ci portiamo in vantaggio, raga. Continuiamo così a subire, ma non troppo. Non scopriamoci troppo, e raga, dobbiamo riuscire a portare a casa questi 3 punti. Guarda l'arbitro che non fischia. Tutino. Che palle, però. Tutino non c'è un cazzo di tiro. Vabbè, finisce il primo tempo, ne abbiamo avuto 3 occasioni, mi sembra, tutte e 3 pericolose. Adesso andiamo sui dati partita nel dettaglio, no, 4, scusate. Loro 7 tiri, più possesso palla, ma niente di che, raga. Cioè, ripeto, resistiamo, perché se giochiamo come il primo tempo, che loro soprattutto giocano come hanno fatto il primo tempo, niente di che, questi 3 punti ce li portiamo a casa e quindi siamo ottavi e sono sempre 3 punti in più per la nostra salvezza, che in teoria dovrebbe essere intorno ai 40 punti. Tutino, bellissimo, il filtrante, raga! 2-0, doppietta di Carmine, sostituto di Stepinski. E quindi la chiudiamo al 75esimo, cioè, famo uscito Tutino, che ha fatto una buona partita. Cioè, wow, raga, proprio il giocatore che criticavo tanto, che tra l'altro c'ha pure il numero 10. Ho messo pure in lista trasferimenti, quindi chissà se lo venderemo in questo episodio o meno. E ci fa questa doppietta grande. Era pure triste che giocava poco, cioè, quel poco che gioca segna. Anche se preferisco ovviamente Tutino, cioè, Stepinski ovviamente. Ecco, raga, guarda come me la cuffo. Guarda come me la cuffo. La tira fuori, oh. Incredibile, Malinowski. E finisce qui, vittoria veramente inaspettata, raga. L'Atalanta sta facendo veramente veramente male, cioè, ha perso contro la neopromossa. Quindi ci portiamo a casa questi 3 punti e il secondo posto, 9 tiri a 7, ma niente di che. Doppietta di Carmine, sostituto di Stebischi, appunto. E dai, raga, questo è il nostro momento, stiamo veramente in forma. La salvezza dovremmo ottenerla senza troppi problemi. Guardiamo la classifica, siamo settimi, ah, perché c'è una partita in meno. Vabbè, 27 punti, ne servono 40, quindi altri 13 punti e siamo manco a metà campionato. Si può fare.
Attenzione perché la Roma ha perso, quindi siamo ottavi, ma in caso di vittoria potremmo addirittura arrivare sesti. Cioè, ragazzi, zona Europa League già il primo anno. E Stepischi è ritornato, dai. Però questa contro il Torino è veramente tosta, raga, anche se sta sotto a noi di ben 5 punti. Però, raga, è sempre uno scontro diretto, ricordatevi. Allora, Stepischi è ancora incerottato, quindi me lo voglio ottenere per la partita contro la Samp. Nella speranza appunto che in questi 2 giorni di riposo ritorni. In caso contro la Lazio c'è testa per forza, non esistono scuse. E vabbè, dovrò fare il leggero turnover perché appunto dopo abbiamo la Coppa Italia. Io preferisco passare il turno in Coppa Italia. Perché ripeto, ormai la salvezza stiamo lì più o meno. Non dovremmo avere troppi problemi. Quindi ecco la formazione ufficiale, raga. Leggero turnover, appunto per far riposare i giocatori. Celami in campo e forza Hellas. Oh, no, vabbè, velocissimo, raga, non gliela fai a pigliarlo. Dai, che cazzo, ma guarda, la passa lì, scoperti, la tira fuori. Oh, De Silvestri, scandaloso. Me lo devo pure svincolare al fantacalcio, per farvi capire. Oh, non ci credo. Oddio, grande Silvestri, vabbè. Porta vuota, Verdi, 1-0. Ve l'ho detto che era tosta, guarda qui sti filtranti, Dio buono. Ma è rimasto libero, è rimasto. Vabbè, puntiamo al pareggio, già che ci siamo. La vittoria è chiede troppo. E poi manco c'ho tutti i titolari. Vai Zaccagni, prova il tiro! Ci arriva, vabbè, Sirico. Contro Zaccagni che ve lo sta di a fare. Attenzione! Oddio! Gol di chi? Non me lo dice, guarda, guarda sti bug veramente. Cioè qui sul calcio d'angolo, azione sviluppata al corner, palla respinta, tira forte sotto all'incrocio. Mi sa la devia. Ah, il terzino, raga. Ok, c'era arrivato Sirigu però. Tiro troppo forte per lui, Ramani. Il terzino sinistro, raga, che voglio cacciare. Infatti quest'oggi quel calciomercato, ma io prendo Alexandro a parametro zero, ci voglio provare. Permetto di titolare il prossimo anno, appunto. Per il momento risultato d'oro, teniamoci questo pareggio contro il Torino, non lo butto via e conserviamo le forze per la sfida di Coppa Italia. Oh, fermalo, guarda che roba, non gli va a fare le vaglie palla. Portare Silvestri, raga, un muro a porta. Ecco, è partito Zaza, raga. Grande! Raga! Comprate Silvestri! Cioè, è un fenomeno a porta. Finisce il primo tempo. Sospiro di sollievo proprio. Il Torino la fa la sua partita, perché sono forti, sono più forti di noi e tutto quanto. Ci sta 10 tiri a 4, cioè. Pareggio immeritato, però stiamo pareggiando, ripeto. Finisse così, magari. Ci portiamo a casa un punto preziosissimo. E quindi stiamo attenti perché loro sono tanto offensivi. Come avete potuto vedere, hanno fatto ben 10 tiri. Tudino dalla distanza. Davanti in corner a Sirigu. La vedo difficile, raga, fa quella a Sirigu. Ma io ripeto, mi accontento del pareggio, eh. Oh! Sempre con da calcio d'angolo, sti tiri a tradimento. Ma stavolta Sirigu ci arriva. Calcio di rigore. Dagli sto giallo, rosso, quello che è, dagli in cartellino. No, non gli dà niente, a posto. Allora, dovrebbe essere tipo qui. Olè, infatti sì, a sinistra, raga. Gol del vantaggio. Fantastico, di Verre, tra l'altro, appena entrato. Cioè, raga, le stiamo a vincere tutte per il momento. Non voglio gufarmelo. Però anche quelle più difficili riusciamo a portarci a casa il risultato, raga. Con l'Atalanta e ora per il momento contro il Torino. Cioè, fantastico. L'arbitro fischia, raga, la vinciamo contro il Torino. Anche questa vittoria inaspettata. La vinciamo grazie al rigore, con gol in più. Però, sti cazzi, sono sempre 3 punti. E ci siamo ripresi nel secondo tempo, 11 tiri. Loro solo un tiro hanno fatto. Cioè, quindi alla fine direi che è anche abbastanza meritato questa vittoria.
Ma soprattutto sono sempre 3 punti in più, raga. Adesso dovremmo andare tipo intorno ai 30 punti. E la salvezza è sempre più vicina. Siamo settimi, ma a pari punti con il Cagliari. E la Juventus sta quinta, sta a fare un campionato osceno proprio. Quindi la Champions League a meno 8. Con calma, con calma. Contro la Samp, raga, ancora non me la sento di rischiare queste pischi perché c'è il cerottino. E i giocatori sono un po' stanchi. Diciamo che il turnover più o meno l'ho fatto a centrocampo. Per quanto riguarda i terzini e la difesa, cioè le riserve fanno schifo. Quindi mi tocca tenerli anche se sto stanchi. E dai, oh, dobbiamo vincere per forza. Dobbiamo passare il turno perché non sono gli ottavi questi, sono il turno prima. Quindi in Coppa Italia, raga, dobbiamo fare bene. Soprattutto per dare continuità a questi bei risultati che stiamo ottenendo. Quindi proviamoci con la Samp alla fine. È abbastanza equilibrata, un po' combattuta magari perché loro la rosa loro è un po' meglio rispetto alla nostra, però proviamoci lo stesso. Cedam in campo e forza Hellas. Bello, ci prova subito Badu. Ci arriva Otero. Subito cattivi, raga. Vai Amrabat. Attenzione. Rigore. Sì, calcio di rigore qui, ovviamente i cartellini non glieli dà. E mo raga c'ho paura perché lo dovrei tirare allora. No, ok, pensavo di essere parata, ho intuito la traiettoria. Vedete, l'ho tirato in alto apposta, raga, c'avevo paura. Quindi sempre Verre, che ha segnato rigore anche la partita scorsa col Torino. Passiamo in vantaggio grazie al rigore. Ma ripeto, sti cavoli, raga, l'importante è passare in vantaggio. Qui sfortunato pure Otero, eh. Allora... Fino adesso partita bruttissima, giusto questo rigore, che però ci permette di passare in vantaggio. Attenzione perché io questa, come detto, la vorrei vincere per andare avanti il più possibile in Coppa Italia. Cioè, almeno all'ottavo, insomma, ci voglio arrivare. Bello. Bellissimo. No, che ha fatto? Guarda il difensore, Murillo. No, troppi spazi, prova il tiro dalla distanza, Madonna. C'è andato a culo, raga, incrocio dei pali. Oddio, qui. Un altro calcio di rigore. Ah, siete stupidi. Ah, siete stupidi. Non ci ho più capito niente, raga. Vediamo, c'è sta marmaglia in aria. Eh sì, cioè, me l'ha proprio steso. Allora, quindi in teoria glielo butto di qua. E dai, l'ha parato! Non ci voglio credere, vaffanculo. Cioè, prima si è tuffata a sinistra. Dai, vabbè. Buttato proprio sto rigore, raga. Buttato proprio. Attenzione! Quarto! Non so, vabbè. Sulla riga proprio, preciso. Non c'ho parole. Rigore buttato perché potesse 2-0. E con questi non si scherza. Cioè, prima ci hanno preso traversa. Dai, possiamo ripartire, raga. Umiliamoli, 2-0. È pure scaduto il tempo. Vai, Saka! Ci arriva Otero. Dai, fa continuare, raga. Fa continuare. Che palle. Tanto ormai è finita qui, abbiamo vinto. Tutino, perde il contrasto. Ok, l'arbitro fischia, 6 minuti con 3 minuti di recupero. Allora, partita brutta, proprio brutta. Vinciamo grazie al rigore, tra l'altro il secondo rigore lo sbagliamo, però guardate le statistiche, 12 tiri a 6. Loro hanno fatto una partitaccia. Ci abbiamo avuto un'altra occasione pericolosa, ma la palla si è fermata proprio sulla riga, proprio quando ho sbagliato... Il secondo rigore, per il resto partita semplice. Che comunque sia, raga, le nostre partite, belle o brutte che siano, le vinciamo tutte. Cioè, terza vittoria dell'episodio su 3 partite, quindi perfetto. Allora, siamo settimi in classifica e purtroppo ancora Stepischi non è tornato, quindi non so se rischiamo contro la Lazio, però sicuramente Di Carmine è stanco. Ok, proviamo così, dai. Tutino punta, Plata a destra, Zaccagni trequartista. Purtroppo è contro la Lazio, raga, un avversario ad osta, non c'è bello il nostro bomber. Però anche qui, raga, una sconfitta è prevedibile perché ok stiamo giocando bene, ma la Lazio è sempre la Lazio. Vabbè, proviamoci, obiettivo pareggio, dai. Quindi Cedam in campo, forza Hellas. Vai veloce in trenare, prova il tiro, termina alto di poco. E qui arriva il giallo per Lucas Leiva. Perfetto, il loro regista già ammonito. Questo gli condizionerà la partita, raga. Oh, che è tutta sta scopertezza? Sono partiti, vabbè, raga, che sedo.
Io non capisco qui la difesa. Bella, attenzione. Che sega però. Guarda, la difesa si era scansata. C'è stata proprio un'isola libera. Il nulla cosmico. Le acque di Mosè che si sono aperte. Cioè, ci sta solo Bocchetti. Tempo. Cazzo tocca fa. E ci ha pure provato Silvestri. Bravo qui. Però a porta vuota che sei lì. Cioè, segnavo anch'io in pratica. Attenzione che ce ne fanno un altro, Luis Alberto, oddio. Fuori de poco. Ecco, ma la Lazio si è svegliata. Sta attaccando tutto più. Già due occasioni, un gol e qui abbiamo rischiato. Finisce il primo tempo, raga. Noi abbiamo giocato bene i primi 20 minuti, diciamo. Dopo la Lazio si è svegliata. Ma non è che abbia fatto tanti tiri, cioè, guardate un po'. 4 tiri a 3, più o meno stavamo lì, però. Si era spalancata la difesa, non ho capito dove sono andati. Dove erano andati e ci ha purgato Caiseto. Ripeto, qui la vittoria non la pretendo, perché la Lazio è la Lazio. Anche nella realtà è candidata pure allo scudetto. Non è solo l'Inter anti-Juve. Anche se qui stiamo su FIFA, però è sempre una squadra forte, insomma. Tutino. Però il tiro Tutino, guarda, Proto c'hanno poi. Manco stracoscia. Niente, raga, finisce qui. Purtroppo la perdiamo con la Lazio. La Lazio non ha fatto tutta questa gran partita. Cioè, noi comunque sia per fare contro una big, abbiamo giocato una buona partita. 5 tiri a testa e l'abbiamo chiuso in più occasioni che ci potevano dire. Ah, bravo Silvestri e tutto. Ripeto, la sconfitta era prevedibile, però almeno abbiamo giocato bene. E questa era l'ultima partita dell'anno. Quindi vediamo un po', terminiamo. Siamo messi bene, settimi in classifica. Sì, perché anche in caso che la Roma dovesse vincere, stiamo sempre sopra scontro diretto. Settimi in classifica, raga, alla fine del girone di andata. Tanta, tanta roba. Cioè, salvezza ormai vicinissima. Ripeto, ormai possiamo puntare anche a un posto in Europa League. Ecco, ci capita la Juve, perfetto proprio agli ottavi di Coppa Italia. Non è proprio il massimo, diciamo. Ragazzi, inizia ufficialmente il calciomercato e mi sa ci sono aumentati i soldi. Ci abbiamo 336.000 per gli stipendi. Allora, questo sarà un mercato mirato ai colpi a parametro zero per il prossimo anno. Appunto, tra questi colpi il più interessante è Alexandro. Perché, raga, abbiamo bisogno dei terzini, cioè siamo messi malissimo con i terzini. In alternativa c'è questo Lazza. E se ci avanzano i soldi potremmo prendere anche lui. Però lui ovviamente è l'alternativa a quella economica. Adesso punto il tutto per tutto per Alexandro. E qui ci dicono addirittura uno stipendio basso, cioè si dimezza lo stipendio, perché ovviamente quando tu contatti qualcuno in scadenza, cioè qui su FIFA almeno non nella realtà, lo stipendio che gli vuoi free, cioè ti accettano anche se gli offri di meno. Andiamo a fare la trattativa, raga, che erano proprio anni che non facevo, ormai sono abituato a delegare tutto quanto. Io, raga, te passo da 110, mo pure i bonus, le cose. Ah, ok, accettano, mi ero spaventato. Ah, raga, volevano 1 milione dei bonus rete inviolate, 900.000 bonus d'ingaggio, sta calmo, chicco. Ha accettato 110.000, quindi Alexandro, raga, colpo eccezionale, 85 e tutto quanto. C'ha 28 anni, quindi ancora manco scende. E lui, ovviamente, sulla fascia, cioè, come terzino, è anche uno dei più forti in circolazione. Come terzino destro pensavo a questo Castagna, a questo, cioè, lo conoscerete tutti sicuramente. Timothy Castagna, dell'Atalanta. No, in realtà è forte, anche qui su FIFA comunque sia poco cresce. Io con la carriera con l'Atalanta mi pare era arrivata a 81. Cioè, poi ragazzi, stiamo a fare con l'Hellas, quindi non possiamo puntare tutti i campioni, cioè, capito? Deleghiamo per Castagne, voglio far così. Speriamo accetti. Quindi aspettiamo per questo, per insomma, per Castagne. Poi, semmai, pensavo di richiamare al prestito i giocatori, quelli lì, insomma, che ce n'ho un po' che valgono sui 2 milioni. Li mettiamo a vendere, ci arrivano i soldi e ci prendiamo qualcun altro a parametro zero. Vai, quindi, prima partita dell'anno contro la Spal. È tornato il nostro bomber Stepinski, anche Bess, i giocatori sono riposati. Quindi speriamo bene, sia un anno buono, perché io ripeto, a sto punto, raga, la stagione è svoltata ampiamente. Io pensavo fosse una cosa più faticosa, invece siamo a meno 3 dall'Europa League. Puntiamo all'Europa League, tanto rinforzi ci avremo il prossimo anno con i giocatori presi a zero. Quindi, questa cosa spalla ovviamente è da vincere. Ci vediamo in campo e forza Hellas. Raga, può ripartire. Proprio il gol della merda. Dimmi che è regolare, se no. Ok, se no mi incazzavo. Lazovic, raga, sblocca il 12esimo. Ripartenza contropiede, insomma, di Sakà che è velocissimo.
Che ha detto Cediro? Ma se Cediro la sbaglio, meglio fa il gol della merda. Bravo qui Lazovic a posizionarsi. Primo gol per lui, tra l'altro, in Serie A. E Lazovic, vi ricordo che è uno dei giocatori più forti che abbiamo, con 75. Cioè, alla fine, dai, i giocatori sono cresciuti. L'overall medio della squadra è 75, più o meno ci stiamo. Ma questa, ragà, ripeto, è una partita che dobbiamo vincere a occhi chiusi per come si sta mettendo la stagione. Attenzione perché Sagà è entrato di nuovo in area. Il passaggio per Sagà, doppio assist. Gol di Veloso. Passaggio di Sagà, scusate, non per. Gol di Veloso subito 1-2, raga. Dopo 2 minuti, mi pare. 3. Sempre assist di Sagà, raga. Giocatore eccezionale. Ci ho fatto un investimento da 2 milioni, ma sta facendo faville proprio. Torna il bomber, raga. Calcio di rigore. Si guadagna il rigore Stepinski, questo è da rosso. E infatti cartellino rosso, fallo da ultimo uomo per Tomovic. Vediamo se il bomber torna a segnare. Io ho paura dei rigori, raga, che questi li azzecchino. Invece no, 3-0 secco al 21esimo. E giocano pure con uomini in meno, raga. Cioè, quindi a sto punto, per non fa troppo venire lungo l'episodio, che ancora ci abbiamo le trattative da fare con il giocatore a parametro 0, vi metto soltanto le azioni dei gol, anche perché ormai la partita già è chiusa adesso che è iniziata da poco. Plata! Olè! Pensavo l'avessimo mandato in angolo, raga. Assist di Stepinski, 4-0, punto proprio esclamativo, nei minuti di recupero. Ma qui vabbè, gli spazi ci stanno perché hanno un uomo in meno. Mancino di Plata, potentissimo. Sono contento che ha trovato gol, che dovrebbe essere il primo tra l'altro, esatto. Che Plata per il momento è una riserva. So contento che ha segnato, se lo merita, raga. E l'arbitro fischia ora 4-0, cioè partita troppo facile, spalle, l'ho detto, toccava vincere. E abbiamo vinto. Statistiche proprio 7 tiri, proprio zozzi, 4 tiri in porta, 4 gol, ma l'importante sono i 3 punti. Allora, ragazzi, mentre aspettiamo castagne, ho qui tanti bei giocatori interessanti perché Oscar, ve lo ricordate, Oscar del Chelsea? C'ha 84, in questo caso gli tocca da più stipendio. E non so se ce la facciamo, quindi richiamo dei giocatori a presto, li metto a vendere e con quei soldi ci compriamo Oscar. Nel frattempo, però, raga, vorrei delegare per un culo. È la battuta, ah, l'hai presa in culo. Ah, ok, però è forte, raga, c'ha 81, 29 anni, cioè per noi va più che bene. Se dovessi andare in Europa League con un culo a difesa, stiamo protetti rispetto a come stiamo mo. Quindi delego l'acquisto, spero di farcela coi soldi. Tipo questo marrone, raga, 52.000, lo richiamiamo. No, cazzo! Sono un coglione, si è appena trasferito. Vabbè, questo Ragusa, raga, richiamiamolo per 70.000. E non posso manco vendere lui, dai, che cazzo, ho buttato via soldi così a caso. Scusate. Ah, sapete che faccio? Mi simulo questa in casa contro il Genoa, che dovrebbe essere facile, e poi andiamo avanti col mercato. 2-2, raga, cioè io veramente buttare i punti così mi fa incazzare. Però che ce l'ho fatto, tocca andare avanti col mercato. Ok, eccolo qui, in culo, offerta contratto accettata. Sì, ho preso un culo, che ride, speriamo di averci i soldi per cosa, cioè, te prego. Per castagne, accetto offerta, ok, ce la facciamo, dai. E a sto punto, raga, se lottiamo per l'Europa, quegli giocatori che ho richiamato al prestito, tipo, come si chiama? Ragusa, cioè sono buoni come riserve perché a sinistra a posto di Lazovic io non ci avrei nessuno. C'ho Di Gaudio che l'ho messo in lista di trasferimenti, quindi più o meno ci stiamo, dai. Quindi questi tre sono arrivati, raga. Nel prossimo episodio penso di puntare ad acquistare coso Oscar. Ok, ce la faccio coi soldi. Anzi, fammelo subito, se no me ne scordo. E poi semmai, che ne so, suggerirmi qualche nome interessante in scadenza di contratto. Pensavo anche a questo, pensavo anche a Bonaventura, ma vediamo, dai. Ragazzi, probabilmente sarà stato un episodio XXL, però dovevamo fare il mercato, stiamo andando molto bene, a parte il pareggio finale che cazzo, io voglio simulare partite e me ne fa pareggiare. E vabbè, nel prossimo episodio quindi ci saranno gli ottavi contro la Juve, ma ok, che ve lo dico a fa. Poi due partite facili che dobbiamo assolutamente vincere. Sempre contro la Juve, contro il Milan, Udinese e forse, dico forse, perché appunto mi voglio sbrigare a fare questa prima stagione, scontro diretto contro il Cagliari per l'Europa League. Quindi sarà veramente interessante e ovviamente proseguiremo i nostri colpi a parametro zero. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel like,
un commento, iscriviti al canale, seguitemi su Instagram, seguite anche il mio grafico, link in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video. Bella!